Eccoci qua, ritornati. Allora, praticamente dobbiamo cercare dove hanno rinchiuso questi studiosi, questi eruditi. Trovare prima di tutto l'uovo, ma la cosa più importante è trovare anche. La chiave per liberare le celle. Da qua sopra. Qua mi sa che ci allontaniamo. Di là si sale, ma se c'è una musichetta così vuol dire che c'è ancora qualche nemico, e se c'è qualche nemico vuol dire che c'è monete, pozione, munizioni. Brava. Vabbè, prendiamo e poi vendiamo. Avete la chiave voi altri? No. No, monete, tunica. Beh, dai, però finché ci sono nemici vuol dire che. C'è qualcosa da proteggere, meno male. Ma ci siamo qua dentro. No, sono questi strani chioschi qua che. Vabbè, saliamo, vediamo cosa. Cosa succede? Ah, ma qui è dove fanno fuoco qua. Vediamo.
Ah, però dobbiamo anche un attimino a curarci, noi, la nostra salute com'è messa? Adesso siamo meglio, sicuramente. Siamo tornati fuori, no? Ah, dobbiamo tornare di là. Perché ti ha fatto tornare? Ah, ti ha fatto tornare in un altro punto, non era dalle mura, sennò saremmo andati da quella. Po' di capire dove sono. Dobbiamo seguire la lente, quindi dobbiamo andare di su. Che qui non c'è nessuno, qua neanche, qui sono quelli che abbiamo affettato prima e quindi dobbiamo salire. C'è la musichetta, o sono sotto qua. O sono sopra là, per forza di cose. Cosa che ti dice? Segui R3 palla delle rovine all'ammiraglio Cabral. Sì, poi qui ovviamente i metri sono indicativi perché voi fate il tempo di uscire dalla zona, poi avete ancora quegli altri metri da fare, quindi sembra vicino, ma in realtà è molto distante perché qui gli spazi finiscono subito. Gli spazi delle... è quello? Ma da dove spuntano queste? Ah, siete tutti scesi. Allora, saliamo. Dobbiamo più chiusi perché dobbiamo trovare anche questa fantomatica chiave qui da dove siamo entrati. Ago di pietra. Questa è una novità. Noi ogni monetina. Manopole da combattente. Allora, dobbiamo andare in su, quindi c'è una scalinata qua, se non sbaglio. Quindi andiamo su.
stanno finiti. Monete, come al solito. Prima dovremmo esserci, eh? Dovremmo essere vicini. Chiave della cella, eccola qua. Andare dentro qua. Segrete. Is that you? Come quickly. We don't have much time. Thank you for your help. Do not thank me yet. We are still in a shipload of danger. Ma hanno tutto questo vestito gli studiosi. Oh, lo sapevo io. Ah, ok, anche vestiti così sono. Segui le tre, parla con l'ammiraglio per la storia dei nauti. E dobbiamo scortare ovviamente anche questi. Dobbiamo scortarli al sicuro, quindi dobbiamo solamente scendere. Però secondo me c'è anche uno scrigno qua in questa zona. Ma siete tanti adesso a seguirmi. Sì, ma non fatemi da muro però, dai, su. Via. Scendiamo, vai. Ah, aspetta, molto, sono qua. Clava ardente, mi dà soltanto le monete. Cerchiamo di stare un attimino abbottonati, se no recuperiamo una marea di roba che dopo mi dimentico. Da via, oltretutto. Scendi. Scendi, omino, scendi. Ci siamo, popolo, qua. Non è che potete anche fare tanta esplorazione, perché è tutto chiuso. Ok, senza mettere... trovare una via sicura. E una via sicura. Facile riesci a trovare una via sicura. A parte che in teoria i mostri li abbiamo già ammazzati, quindi... non dovrebbero esserci problemi. Aspetta, io non capisco bene. Scortellito al sicuro 93 metri. Ah, allora basta solamente arrivare fin lì allora. Ok,
lo so, non lo so. Però vedi che più mi avvicino e più si va distante sto affare. Figurati se mi lascia passare, orpo. Devo fare il giro di sta parete rocciosa qua. Vabbè. No, sarebbe un problema se questi qui fossero vivi, ma... sono a nanna. Ah, qui arriviamo all'accampamento, ok. E questi? Aspetto rinforzi io. Anzi, attacchiamoli. Defeated us. Spare us our lives. If you spare them, they will only hunt us down until we are all dead. No, you have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Spare their lives. I beg you. They were only fighting to save the lives of those that have disappeared. Very well. Leave. And I hope you keep your word. Thank you, Honor Manawi. I have spoken and I will... Beh, dobbiamo farceli un po' miti, perché se no qua... diventa una carneficina. Vedete, reputazione più uno. E anche... non si ora più uno. Vedete, in base alle nostre azioni la reputazione aumenta o diminuisce. E andiamo avanti. Qui andare qua. Basta. No longer in danger. Thank you for your help, Desade. I must admit, the reasons for my being here are not entirely selfless. Your research to find a remedy against the Malachor could save many lives in our cities as well. You speak like a true man of science. Cut to the point, then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burham immediately. Very well. I'll accompany you. Let's be off. Praticamente dobbiamo ritornare da uno dei due governatori, a San Mateus, mi sembra, se non sbaglio. Sì, praticamente dobbiamo vedere qual è la variante migliore, se è la variante questa qui di la variante naturalistica o la variante mistica. And our expedition. I thank you sincerely for having brought them back, Excellence. You are a providential man. Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their research. A research that has borne fruit, Your Excellency. Truly? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties. Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tiena Hak Kadactus and treated her with utmost reverence. I heard them talk about a remedy, a universal remedy it seemed, that she had concocted. How's that? Lemmatra did nice yachtum?
Well, I grasp the basic of the local tongue, and I am certain to have heard the word yag. Remedy. Surprising. But the Tir na hach is very powerful and very wise. It is possible that she did craft such a remedy. Ah, ok. Allora. Dobbiamo togliere qualcuno. Dobbiamo andare a parlare con questa qui. Ah, sicuramente. Kurt, dobbiamo rimuoverlo. Sì, ora mi serve perché lascia passare perché parla la lingua. E Afra perché è del suo mestiere. Ah, scusate. Allora. Bene, allora la prossima volta vediamo cosa c'è da fare. Prossima volta dobbiamo trovare la panacea, la cura. Bene, alla prossima volta facciamo questo. Quindi ci vediamo alla prossima.